cammina! Muoviti, cane! Chi consegni, il romano? Darrag di Assar. Qual è la sua pena? A te, Gaius. Prigioniero Darrag, del villaggio di Assar, per ordine di Teodosio, imperatore di Roma, finirai i tuoi giorni murato vivo. Che la sete ti uccida e che le tue carni siano dilaniate dai topi. In ginocchio! In ginocchio! Elcisa! Che tu sia maledetto! Che tu sia maledetto! Bastardo! Bastardo! Per il crimine atroce di cui ti sei macchiato, non solo il tuo corpo, ma anche la tua anima ne soffrirà in eterno. Possa tu non avere più pace né in questo mondo né in altri. Mangia la pizza che si fredda. Tesoro, è la finale, per favore. La finale? Jennifer, amore mio, campioni del mondo. In allenamento. Lo conosci? Lo conosci? Non è gol!
La finisci di fare così, sono stanco di sentire queste chiacchiere. Ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Lo vuoi capire che è finita? Smettila di illuderti. Io insieme a un sognatore senza cassetto non ci voglio stare. Ah sì? Io avrei solo sogni nei cassetti. Quando riempivo il tuo di cassetto, quando andavo nei locali a pagare io, nei locali dove volevi andare tu, a comprarti le borse, i cellulari, tutte queste cazzate. Allora io voglio qualcuno che abbia una stabilità economica, qualcuno che possa poi che pagare le bollette. Cosa fa? Che possa... Paura di noi? E questo tizio bombo vi reggerà insieme a voi? Certo che allora siamo spacciati. Ehi, mollaccione, anziché fare gli scimmioni, fatevi sotto. This is definitely the wickedest thing I've ever in my life. Do it like I do it. When I do it, dog, I do it. Break it down, put your back into it. Man, y'all ain't ready for the shit I'm doing. Get up, get up, put your drinks down. Don't want y'all sloshing your drinks out all over that. Your cheap blouse ain't nothing but a swallow in it anyhow. Steal me, how'd you change the sound? To the other one I had just swapped it out. Switch. Kept something in the background. Cause you love the song, but you endure with the background. I'm a little mama working for me, make a play, I wanna spend some money. Come on, I don't really like spending money, but you do what you do and do it well. Come on, show off that body you got the dance floor so hot. You working that, you chugging that, you chugging that, like a fly. Show off that body you got the dance floor so hot. You working that, you chugging that, you chugging that, like a fly. Look good. Anything, nothing in them, hut. No silicone, no life bold, no Botox, no thumb stuff, no netball, and the day's bored when a member brought it. E domani voglio vedere i vostri genitori. E adesso rientrato nelle vostre aule. Subito! Signor Mandelli, prego, il preside la stava aspettando. Buongiorno, signor Mandelli. Si accomodi, signor Mandelli. Vede, io l'ho fatta venire perché ultimamente il comportamento di suo nipote è molto negativo. Ha la testa al ballo, anziché allo studio. La sua media è molto bassa. Se continua così, sarò costretto a farle ripetere l'anno. Capito, signor Presidente. Vede, in lei io vedo molto di suo figlio e capisco la sua situazione. Ma questo non le permette questo comportamento indisciplinato.
se vi becco di nuovo nei corridoi a fare i pazzi, vi sospendo dai tornei. Signor Mandelli, spero di essere stato abbastanza chiaro in merito. Chiaro, signor Presidente. Chiedi scusa al signor Presidente e prometti che d'ora in poi ti comporterai bene. Mi scusi, signor Presidente. Non capiterà mai più. Me lo auguro. Va bene, signor Mandelli, grazie di essere venuto. Arrivederci. Buongiorno. Scusatemi. Jennifer, ma cosa fai? Mi sa che il preside ha proprio ragione. Ma nonno, hanno incominciato loro. Sta diventando incontrollabile. Non mi interessa che ha cominciato. Tu devi stare alla larga dei guai. 40 anni di raffineria sono niente rispetto a quello che mi farai passare tu. Tu mi hai detto sempre di lottare per i miei ideali e per le mie passioni. Hai ragione, bambina mia. Ma tu devi saper distinguere i luoghi e i tempi. Il ballo è importante. E devi studiare. La scuola è molto più importante del ballo. Perché non mi parli del sogno? Sì, lo so, perché la notte ti sento parlare. Non c'è nulla da dire, non c'è nulla di normale. Perché tutti hanno i genitori o no? Che cosa ho fatto di male? Perché anche io come gli altri non conosco, non ho mai conosciuto la mia mamma e mio papà. Non c'è nulla di giusto in tutto questo. Solo quando danzo riesco a non pensare a loro. Gemma mia, io ti voglio bene e te lo dico con tutto il cuore. Guardando te vedo tuo papà alla tua stessa età, con la stessa grinta, la stessa passione per il ballo. Cosa pensi? Che anche a me non manca. Tua madre per me era come una figlia. Tu hai i stessi occhi, i stessi capelli. Ma adesso loro sono angeli in cielo e vegliano su di te sempre e costantemente. E ti vogliono un mondo di bene. Amore, ti raccomando, hai messo tutto nello zainetto? Sì. Ok, ti raccomando, ci sentiamo col cellulare, okay. Ti raccomando, stai attenta. Ciao. 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 Jenny, ma cos'è nello zaino che si muove? Nulla, perché? Ma se si sta muovendo tutto. Ma non è vero? Vieni qui, Jack. Ma Jenny, come ti è saltato in mente di portare Jack? Te lo scopri la gatta, sai che urla. Il nonno aveva la visita all'ospedale e lui non vuole rimanere da solo. Vero, Jack? Silenzio, basta! Vi voglio tutti seduti. Mirko, smettila e siediti. Bene, ragazzi. Ora andremo a vedere l'importante sito archeologico di Filosofiana. Voglio che tensionate molto bene i pavimenti di questo sito, in quanto costituiscono meravigliosi e imponenti mosaici antichi. E non voglio stare lì tutto il giorno a rimproverarvi. Cercate di controllare sempre il compagno che avete accanto e di stare in fila sempre per due. Dimenticavo, mettete delle foto su quel sito. Come si chiama? Facebook. Chiama Facebook. Bambini. Bambini, scendete tutti in ordine, dai. Seguiteci. Forza. Vediamo. Forza, bambini. Piano piano.
tutto chiuso! È da un po' di tempo che è chiuso, è completamente abbandonato. Noi siamo arrivati qui stamattina per visitare gli scavi di Sofiana, ma non abbiamo trovato nessuno. Che schifo, quanta strada per niente. Immaginate che questo posto è sorto durante l'epoca costantiniana, IV secolo d.C., come una sorta di stazione per i viaggiatori che da Catania si trasferivano ad Agrigento. Ma la cosa più affascinante sono le storie che corrono. Ma chissà ancora quante cose da scoprire. Prof, ma c'è puzza di cacca! Va bene ragazzi, andiamo che qui c'è un piccolo ristoro, così mangiamo qualcosa, su, dai! Andiamo anche noi. Una lingita. Se lo scopre la professoressa sono guai. Ma quanto corri? Ragazzi, aspettate. Non ce la faccio più, sono troppo stanco. Dai Luca, sbrigati che è già tardi. Le prove ci staranno aspettando. E l'autobus sarà per partire. Uno schiavo. E da cosa lo deduci, Sherlock? Ma dalle catene, Watson. Chissà perché l'hanno murato. Forse era un ladro. E forse la scritta dice dove è nascosto il suo tesoro. Facciamo una foto e andiamo, dai. Ok, fatta. Ora andiamo, saremo nei guai fino al collo. E detto che non voleva rimanere solo. Comunque, ti ho portato un pensierino. Grazie. Com'è andata la gita? Bene, bene. È stata molto nervosa e stancante. Vedo di riposare un po'. Non aspetti nemmeno che veda cosa mi hai portato. No, sono stanca. Ma sarà la tua coscienza.
E così concludiamo la presentazione di questo magnifico capolavoro partorito dalla mente eccelsa del professor Christopher Kiles. Il professore adesso sarà lieto di autografare le vostre copie. Professor Kiles, posso stringerle la mano? Certamente, miss. Rachel Cooper, sa, la seguo da molto tempo e leggendo i suoi libri mi sembra di essere stata sempre lì accanto a lei. Così mi lusinga, ma... Ma è l'ultimo modello? Me lo fai vedere? No, Juliet, ma che maniere? Sii cortese col professor Kiles. Va bene, ma non lo faccia cadere. Gli do solo un'occhiata. Ma dimmi, piccina, chi è questa Jennifer Mandelli? Perché lo vuole sapere? Non sa che esiste la legge sulla privacy? Oh mio Dio, la perdoni, ma ormai tra internet e computer è impossibile educarli. Non si preoccupi, signora. Le nuove generazioni sono il futuro della nostra umanità. Ma mi dica, lei sa chi è questa bimba? È una ragazzina che abbiamo conosciuto in Italia durante la nostra ultima vacanza. Grazie. Una torre. Certo. Come si chiama? Rachel Cooper. Salve, miss. Salve. Andiamo. Marlene, per tutto si parte per l'Italia. Jennifer, vieni un po' qui. Sì, nonno. Ma chi sono i signori? Vorrei saperlo anch'io. Vogliono parlare con te. Ma non vorrei che hai combinato qualche guai in gita. Ma veramente io? Stia tranquillo, Mr. Mandelli. La piccola non ha fatto nulla di male. Ma allora cosa volete? Innanzitutto le presentazioni. Mi chiamo Marlene Fox. Lavoro come assistente per il signore qui accanto, il professor Christopher Kiles. Una tra le più alte autorità in storia antica e simbologia celtica. Sono incuriosito da questa foto che hai pubblicato. Ma dimmi, dove l'hai scattata? L'ho fatta in gita, sono nei guai. No, non di certo. Il professore ha passato la sua vita a studiare e ricercare le tracce di un antico popolo che visse quelle terre alla fine dell'impero romano d'Occidente. Sono convinto che le scritte che ho visto in foto appartengano a quel periodo, ma vorrei visionarle personalmente. Ma dimmi, piccina, in quella stanza, oltre a queste scritte, hai notato qualcos'altro? Parla! Ormai la frittata è fatta. Dai! C'era uno scheletro incatenato. Ma allora come pensi tu? Come pensava lei, professore? Sì. Sono convinto che quello scheletro appartenga a Darrag di Assar, un pazzo reietto che perse il lume della ragione e addirittura uccise la figlia del senatore. Se avessi la possibilità di visitare quella stanza, ne avrei la certezza. Io non ne sto capendo più niente. Jennifer, ma è vero quello che dice il signore? Sì, Jack era scappato e l'abbiamo inseguito dentro un bosco. E lì c'era lo scheletro. E perché non me l'hai detto prima? Ma Mister Mandelli, non si è agitato. Quella di sua nipote potrebbe essere la scoperta del secolo. Noi andiamo. Siamo stanchi, sai, jet lag. Mister Mandelli, ci pensi bene. Tutte le riviste più importanti vorranno un'esclusiva con chi ha trovato il tassello mancante. Guardi, le lascio il mio biglietto. Alloggeremo al Palace Hotel. Colga l'occasione, si faccia sentire. Confido in lei. Spero ci accompagnerete. Arrivederci. No! Perché sei così pensieroso? Se vuoi non li accompagno. Il nonno non sta molto bene. E io non sono rincitrullito del tutto. Quei due non me la raccontano giusta. A me erano simpatici. Voglio soltanto che li accompagni. E poi? Hai sentito quello che hanno detto? Che forse ho fatto la scoperta del secolo. Ma ci pensi? E se diventassimo famosi? E dai, chiamala. Ho il bigliettino della signorina Marlene. Ora la chiamiamo. Grazie.
qui. Oh my god! Veramente affascinante! Ecco lo scheletro! Fantastico! Fantastico! Ti ho trovato, Darrak! Sì, è lui, non ho alcun dubbio! Deve essere stato terribile! Terribile fu il suo gesto! Professore, guardi le scritte! Proprio come i simboli di quel vecchio libro! Ma cosa dicono? È un'antica maledizione. Niente. Fandonia ormai. Ok, dobbiamo andarcene prima di attirare l'attenzione. Non fatene parola con nessuno. Ma cosa sta facendo? Prendo un campione. Dobbiamo esserne certi prima di andare al lupo. Certo, è troppo presto. Grazie. L'intero mondo archeologico me ne sarà grato. Mamma, ciao papà, sai, il nonno è molto malato e io sono preoccupata per lui. Lui mi dice che va tutto bene, ma io lo sento che non mi vuole dire la verità. Ciao Jenny. Ciao. Anche oggi sei qui, eh? Ma lo sai che diventi sempre più carina tu? Se continui così mi sa che diventi ancora più bella della mamma. Senti. Ti voglio raccontare una cosa che non ho mai raccontato a nessuno. Allora. Era un freddo e piovoso pomeriggio d'inverno. Io stavo sistemando i fiori nella cappella e non mi resi conto del tempo che passava. Così quando uscii fuori mi accorsi che era già buio. Anzi, sembrava proprio notte. Ma tu non hai paura? Ma no! I morti non hanno mai fatto del male a nessuno. Però quella notte qualcosa di strano c'era veramente nell'aria. Soffiava un venticello tiepido, primaverile, pieno di suoni e di profumi che io non avevo mai neanche immaginato prima di allora. Mi guardai intorno per capire e vidi improvvisamente una lucina sbucare dal buio, poi un'altra ancora. Tutto intorno si era riempito di piccole luci intermittenti, come un campo di lucciole in estate. Io ero come paralizzato, non riuscivo neanche a muovermi. Quello che avrei visto quella notte mi sarebbe rimasto nella mente per tutto il resto della mia vita. Accanto a una tomba vidi un essere bellissimo, fatto di luce, con due grandi ali, inginocchiato a respirare un mazzo di fiori freschi. E respirava profondamente, avidamente. Io non sapevo cosa fare, quando improvvisamente cominciò a parlare. Finché ci sarà qualcuno che porterà fiori freschi sulle nostre tombe, noi non moriremo mai veramente, perché il profumo è la nostra essenza. Così mi disse. Poi si voltò verso di me, mi sorrise e disse ancora: ogni filo d'erba che spunta sulla terra ha un suo angelo custode che se ne prende cura. Quella visione durò soltanto pochi istanti, ma io sono sicuro di aver riconosciuto quel viso. Era la tua mamma. Non siamo soli. Non siamo soli. Beh, si è fatto tardi. Io adesso devo andare.
Fra un po' devo chiudere, c'ho ancora parecchie cosucce da sistemare, eh? Mi raccomando. Ciao! Il rito lo faremo qui. Ma perché proprio in un cimitero? Vedo che non sei molto informata sulla storia che si cela dietro questo posto. Agli inizi del 1200 questo luogo fu teatro dei roghi e le streghe. Centinaia di persone furono arse vive. È perfetto per un rito rievocativo. Quello di non dire nulla al vecchio e alla nipote è stata un'ottima mossa, professor Kai. Quando rievocherò lo spirito di Darrak, lo costringerò a rivelarmi la parte finale del rito. Quella che lui e i suoi sei confratelli hanno creato per avere la vita eterna, il potere, la ricchezza. Per quanto riguarda quei due, ce li siamo tolti dai piedi. E dopo questa notte sarò l'uomo più ricco del pianeta. Ma adesso sbrighiamoci, il sortilegio dura solo fino all'alba. Ti amo. Stavamo per andarcene. Ma non è vero, siamo appena arrivati. Jenny, ma cos'hai? Ragazzi, vi devo raccontare una cosa. Ma in che senso lo vogliono riportare in vita? Con un rito magico. Andare al cimitero, di notte. Sei impazzita? Ci sono i fantasmi e i morti mi fanno paura. Dai, non fare il fifone. Io lo dicevo che quello scheletro era troppo fico. Ma perché dovrebbe interessarci questa storia? Ma voi siete proprio pazzi, al cimitero di notte ero dietro. Perché del fatto che mi sono fatta prendere in giro dai quei due. E poi voglio vedere come riportare in vita i morti. Chi ci sta? Io ci sto. Io ci sto. E va bene, ma se spunta un fantasma me la squaglio. E io ti seguo. Anche io ci sto. Io non vengo. Io nemmeno. Io ci sto. Io no. Dai, su, Debra, prendi le pile. Sì. Potrei metterti a letto adesso, come ti stai facendo grande, bambina mia. Non ti preoccupare, adesso ti passa. Suo nonno, adesso ti passa. Buonanotte. Buonanotte, Jennifer. Jennifer, dai, sbrigati. Tutto pronto, andiamo. Andiamo, gli altri ci aspettano. Silenzio, che non dorme. Ti prego. Dai, chiudiamo il cancello. Non vedi che Gaia è terrorizzata? Fai la serie ogni tanto. Scusa Gaia, era solo per farli spaventare. Ok, ma io tremo lo stesso. E se ci sono i fantasmi? Sì, chiamami i Ghostbusters. No, no, io me la faccio addosso. Me ne vado, ciao. E dai ragazzi, vi andatela di perdere tempo. Come il ballo, l'unione fa la forza, coraggio. Ma che coraggio, io me ne vado a casa, ciao. Io anche, ciao. No. Coraggio, andiamo.
Eccoli, sono qui. Perfetto. Possiamo iniziare. Sì, ma ho un dubbio. Una volta rievocato, come farai a convincerlo a rivelarti la parte mancante del libro? Ma io ho pensato a tutto. Lo vedi questo? Non è un semplice gingillo. È il medaglione di Salomone. Con questo amuleto, nessun essere ultraterreno potrà torcermi un capello. E dovrà obbedire. Tranquilla, cara. Tra poco sarà tutto finito. Accendi le candele. Che abbiamo qui? 5 piccoli porcellini che disturbano il lupo cattivo? Vero? Sei un bugiardo! E con questo? E non aveva ragione di arrabbiarsi di voi due. Specialmente di questa gatta morta. Gatta morta! Sta ferma! Tra poco si pentiranno di aver ficcato il naso in questioni che non li riguardano. Presto, legali! Avanti! In piedi! Su! State buoni! Con me! Stammi. E godetevi lo spettacolo! A terra! Legali bene! Non vogliamo mica fargli perdere lo show? Fermo! Io ti invoco, o errante spirito. Risorgi a noi dalle tue povere spoglie mortali. Il sangue del padrone. Renderti forte. Un'anima. Il cambio di un altro animo. Risorgi, Darrak! Io ti ordino di apparire! Appare!
tu, pallida luna, perché sei così triste? Cos'è che non risplendi per me? Lassù lo puoi vedere il mio cuore. Ma giovincello, ma ti sembra questo il modo di interrompere la star mentre si esercita? Devo scappare, la prego. E di cosa hai paura? Se si trovano ci uccideranno, io non voglio morire. Morire? Smettila di balbettare, cocca. Qui sono, anzi, siamo tutti angeli. E se mio marito non fosse stato così geloso del mio agente, a quest'ora sarei più famosa di quello che già sono. Adesso mi ritroverei in un cimitero di Broadway a parlare con star come Maria Callas e Marilyn Monroe, anziché stare qui a parlare con te. Vai, Osvaldo, invece, mio marito, si trova al piano di sotto, eh? Ben sta per aver infranto i miei sogni. Sì, i miei sogni. Sì, ho capito, ma noi dobbiamo scappare, c'è un mostro che... Carina, sì, ma... vieni con me, ti faccio vedere. Cocca, queste persone, come dici tu, sono già angeli, i quali resti mortali e riposano in questo campo santo. Buonasera, bellissima Anna. Buonasera, signora. Che piacere. Ciao, Anna. Ti ho sentita provare, ma quando sarà il prossimo concerto? Ma che domande? Il 2 novembre mi sembra ovvio. Ma se ormai è quasi un secolo che questa ogni anno ci lagna sempre con le stesse canzoni. Che tempo. Vale. Lavoro, non chiediamo loro! Pane, 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 lavoro, non chiediamo loro! Ma tu chi sei? Ma cosa credi? Ci ho chiesto chi sei! Io sono Luca. Tu chi sei? Io sono Samat. Che cosa ci fai qui? Io qui ci vivo. Ci vivi? Sì, è quasi un anno che abito qui. Abiti in un cimitero? Dopotutto non è niente male. Ci hanno portato qui. Vi hanno portati qui? E perché? Siamo partiti a bordo di un vecchio barcone. Cercavamo vita migliore qua in Italia, ma il viaggio è stato molto lungo e freddo. Poi un uomo, per riscaldarci, accese un fuoco. Ed essendo tantissimi, tutti spingevano per riavvicinarsi e riscaldarsi. Ad un tratto è scoppiato un grande incendio. Siamo affondati tutti, ma... Ma per fortuna vi siete salvati. Purtroppo no. Ma allora, voi siete... Sì, siamo angeli. Dato che non conoscevano i nostri nomi, ci hanno chiamato per numero. Io sono il 63, il 14, il 163, il 44 e il 146. Cosa sta dicendo? Cosa state dicendo? Ragazzo, presto, non stare più sparato, vieni con me! Ragazzo, presto, muoviti qua! Più veloce! Vedo che batti la fiacca! Aspetta, aspetta! Scansa fatiche! Sì, voglio vedere con te correre per tutto il cimitero. Alla tua età facciamo decine e decine di chilometri così. Sì, sì. Comunque, grazie. Ma tu chi sei? Come chi sono? Non lo vedi? Sono un soldato. Sì, ma... che cosa ci fai qui? Secondo te, sono un angelo. Un angelo? Ma allora anche tu, come quei bambini, sei morto. Caporal Maggiore Capo Antonio Dimitri, primo reggimento cavalleria, stanziato in missione di pace in Afghanistan. Per servirla, signore. E cosa ci facevi laggiù?
Il nostro contingente è stato inviato in missione di pace in Afghanistan per assistere le vittime di guerra e proteggere la popolazione dalle angherie nemiche. Un giorno, mentre mi trovavo in ricognizione con i miei uomini, la nostra jeep è passata sopra un ordigno esplosivo. In quegli istanti interminabili, tutta la mia vita mi è passata davanti. La mia famiglia, i miei cari, i miei affetti, la felicità del giorno del giuramento. Tutto scomparso in quella grande esplosione. Adesso basta parlare. Dobbiamo salvarci. Andiamo. Sì. Coraggio. Sempre che sbuffi. Voglio addominarle un po' di flessioni. E diventeresti un vero uomo con me. Sì, sì, un vero uomo. Non c'è più rispetto per le autorità. Questi ragazzi di oggi. Non si sa come fare. Oh. Ah! Gaia! Gaia, ti sembra il modo? I fantasmi! Sì, ho capito. E allora, bel modo di accogliere gli amici. Adesso fammi spiegare, allora. Basta parlare. Signora, salve. Caporal maggiore Capo De Mitri. Per proteggerla e servirla. Anna Albieri, affermata attrice e cantante. Signora Albieri, non c'è bisogno che vi presentiate. Mi delizio ogni anno in occasione dei suoi concerti della sua meravigliosa voce. Ma non dovevamo andare? Cosa ho detto io? Dovevamo andare, no? Signora, permette? Sì, va bene, sì, su, andiamo, andiamo, andiamo. Lasci stare questi ragazzi, sono dei bambini. Cosa capiscono della musica? La sua bellissima voce, delizia il mondo, le mie orecchie. Che ci fai inginocchiata davanti alle nostre tombe? Ma come le vostre tombe? E cosa pensi che ci sia in un cimitero? Un ostello? Ma voi chi siete? Non essere impertinente. Noi siamo angeli. Come angeli? Vedi, noi siamo tutti morti lo stesso giorno per mano dell'uomo. Non capisco. Noi vogliamo solo ciò che i proprietari terreri ci hanno tolto. Un pezzo di terra per sfamare i nostri figli, ma un giorno gli oppressori del popolo ci hanno tolto ben di più. Siamo scesi in piazza con molti compagni per combattere questo sistema corrotto e sporco di politiconi pronti a intascarsi il sudore della povera gente, senza dividere nulla con i propri fratelli. Eravamo tanto, troppo stufi di questo sistema. Così ci siamo riuniti in sciopero per combattere questi ricatti. Ma l'uomo avido sa essere previdente. E assoldò un pericoloso bandito che aprì il fuoco sulla folla dimostrante e ci uccise. Ma perché vi hanno sparato? Perché volevano farci tacere. Avevano paura. Non volevano che la rivolta si estendesse per tutta l'isola. Non volevano che la loro ricchezza e il loro potere diventasse la ricchezza e il potere di tutti. A loro non importava se io potevo dare da mangiare ai miei figli o se io potevo pagare per curare i miei cari ammalati. Ora noi siamo lassù, a vegliare i nostri cari. Ma ad oggi vediamo ancora che l'uomo toglie la dignità e la felicità ai nostri simili. Ai miei tempi la mafia la riconoscevi perché aveva una coppola, oppure una lupara sulle spalle, o perché aveva macchiato di sangue una strada. Oggi hai il colletto bianco, ti parla in italiano e non si sporca le mani. A volte te la ritrovi dentro un negozio, affianco a un sacerdote, affianco a un avvocato.
Te la senti addosso come una pelle che ti vorresti strappare via. Loro pensano che siamo tutti uguali. Dei saraceni bruciati dal sole, abituati a cambiare di volta in volta il padrone di turno, i greci, i romani, i normanni, gli italiani. E allora, quando penso al blu del nostro mare, che si confonde col rosso del sole che sale piano piano e diventa di un colore che è così bello solo qui in Sicilia, quando penso all'aurora, penso che se dopo il buio della notte c'è un momento così bello come quello dell'aurora, a me neanche Dio mi può levare la speranza. E allora apposta quella mattina mi sono alzato presto per andare a Portella della Ginestra. Perché io non volevo figli maschi. Volevo solo figlie femmine. Perché una la dovevo chiamare Aurora e l'altra Speranza. E allora vi prego, aiutatemi, perché un uomo pazzo e folle ha sedato di potere e vuole uccidermi con una terribile creatura che ha evocato lui stesso dall'imbere. Vi prego, vegliate anche su di noi, angeli. Non temere, ognuno il proprio angelo a vegliare su di lui. Jennifer, non ci crederai mai. Loro sono Anna e Antonio, due angeli. Sì, lo so, anche loro sono angeli. Piacere, Jennifer. Caporal Maggiore Capo Antonio Demitri, per proteggere e servire. Anna Alvieri, prima cantante e corista dell'Opera di Milano. Anche loro angeli. Jenny, stavo pensando, se il professore ha riportato in vita tutti quelli sepolti qui, allora anche i tuoi... Aiuto! Pensavate di potermi sfuggire? Pensavate che vi avrei lasciato scappare indisturbati? Oh, Mischero, che tu fai? Ma dove vuoi da noi? Cosa voglio? Voglio il potere. Voglio la ricchezza. Voglio l'oro delle stelle. E non mi farò fermare da 5 marmocchi e un sacco di pulci. Ragazzi, scappiamo. Lasciaci in pace. Noi non diremo nulla. Noi vogliamo andare a casa. Vuoi andare a casa? Ma noi non ti lasceremo andare. Vero, Darrag? Mettetemi là! Abbiamo un cuor di leone qui. Pensi che non ti sparerò? Pensi sia stato un gioco a inseguire per 35 lunghi anni un sacco d'ossa? Pensi sia stato un gioco a inseguire per tutta la vita chi doveva riempirmi d'oro? E invece di trovarlo io l'avrei trovato 5 pistoletto! Pensi sia stato divertente uccidere Marlene, mia moglie! Sì, devo ammetterlo. È stato divertente. Ultimamente parlavo un po' troppo. Fermati! E lascia stare in pace questi 5 bambini innocenti! Inginocchiati al mio cospetto. Obbedisci! E anche voi! E adesso sparite! Tornate nelle vostre tombe! E adesso andiamo. Da chi cominci? Inizio dalla mia gente. Troppo vecchio per certe cose. Credevo di averti perso per sempre. Io ci sarò sempre per te, bambina mia. Questo è meglio che non usi più nessuno.
L'uomo non è ancora pronto per comandare gli angeli. L'Arak non dovrai più servire nessuno. Stai ferma, ragazzino! Non ti dimenare come un'anguilla! Lasciatemi! Sono la figlia del senatore Giulio Gracco! Guarda un po' chi abbiamo trovato! La figlia del senatore Gracco! Questo sì che è un regalo degli dèi! Che bella collana che hai! Ehi voi! Lasciatelo! Grazie, Jennifer. Il tuo cuore è pieno d'amore e le tue lacrime sincere mi hanno liberato dalla maledizione fatta alla mia anima. Ora potrò salire in cielo e vegliare anch'io sull'umanità. Quando qualcuno, guardando le stelle, vi chiederà se esistono veramente gli angeli, potrete rispondere, perché sapete. Questo è l'oro delle stelle. Jennifer, perché sei triste? Cosa era triste il tuo cuore? Ho visto molti angeli questa sera, ma nessuno assomiglia ai miei genitori. Forse si sono dimenticati di me. O forse non sono diventati angeli. Jennifer! Mamma, papà! Piccola mia, noi non ti abbiamo mai dimenticato. E non abbiamo mai smesso di amarti e di starti vicino. Ma non è giusto, perché siete morti? A questo non possiamo darci una risposta. Ma ti assicuro che siamo stati sempre con te, anche se tu non sapevi che ci fossi. Ma guarda come sei diventata bella, amore mio. Non avrei potuto sperare in una figlia migliore quando ti tenni in braccio per la prima volta. Tuo padre e io siamo fieri di te. Stai crescendo educata e gentile d'anima. Portaci sempre nel tuo cuore. E quando vedrai le stelle più luminose, capirai che siamo noi. Quando balli o ridi, noi riviviamo in te. Non smettere mai di lottare per i tuoi sogni.
fa come dice il nonno. Cara, è l'alba. Dobbiamo andare. Ma no, io voglio rimanere con voi. È ancora troppo presto, bimba mia. Ma un giorno ci incontreremo di nuovo. Vivi la tua vita attimo per attimo, perché la vita è il più bel dono che ti abbiamo dato. Quando sarà tempo, ci riabbracceremo e staremo insieme per sempre. Adesso tutti sanno. Giovanni, è tardi. Dobbiamo andare pure noi. Nonno, cosa significa? Dove vai? Sii forte, bambina mia. Anche se non sono stato il vero tuo padre. Ti ho voluto bene come tale. Ti ho educato nei migliori modi possibili. Non ho nulla da rimproverare. Ho fatto proprio un ottimo lavoro. E dai, non piangere. Prenditi cura del piccolo Jack. E tu, Jack, mi raccomando, tienilo lontano dai guai. Adesso devo andare. E non smettere mai di sognare. È stata bella questa notte al cimitero. Eh sì. Alla prossima. Cosa stai facendo? Se non ti concentri non ci riuscirai mai. Ma tu chi sei? Una ballerina. Credi sia impossibile? Ma io non ho detto questo. Vedi, bambina, nulla è impossibile. Dopo il buio della notte c'è sempre una nuova alba. E dietro le nuvole c'è sempre il sole. La vita è crudele, ma ti devi rendere conto ed è importante quel poco che hai e renderlo sempre migliore. Si supera tutto se si ama la vita. Salve a tutti e benvenuti al torneo interscolastico di Pop. Ragazzi, fra due minuti scena. Dai ragazzi, tocca a noi, preparatevi. Facciamo vedere chi sono gli Street Angel. Luca! Tesoro, che fa ancora qui? Tocca a noi! Forza! Dai, ballerete benissimo! Accogliamo con un grosso applauso la prima squadra che si esibirà, i Blacks! DJ, vai con la musica!
Canon TV. Troppo, potreste strozzarvi. Che battuta spiritosa. Certo che deve essere proprio bello essere il capitano di una squadra di pagliacci, vero? Chi vincono i migliori? Cioè noi. E adesso, signore e signori, siamo pronti per accogliere con un fortissimo applauso un'altra fantastica squadra. Che entrino gli Street Angels! Jenny, tutto a posto? Sì, ricominciamo. Scusate il piccolo incidente. Dai ragazzi, siete pronti per iniziare? Certo, forza, ricominciamo! Come on and... Yeah.
questa sì che è musica! Che nonostante un piccolo incidente iniziale hanno dimostrato di ricevere i vostri applausi. Bene, adesso passiamo al verdetto finale. La busta. Grazie Fabio. Allora, mi stanno tremando le mani. Condividi con me questo momento. E va bene. La squadra che più di tutte quest'anno ha meritato di vincere il primo posto nel torneo interscolastico di danza è la squadra degli...